Ragazzi, vi chiedo subito un mi piace al video per supportare il canale del Buon Devi, il vostro intrattenimento e la community di World of Warships. Oggi andremo a giocare la portaerei tedesca di livello 10, Himmelmann, che si può acquistare all'interno dell'armeria scambiando il carbone appunto per la nave. Andiamo a dire subito un po' di cose. Mettete tutti i potenziamenti che il gioco vi suggerisce, tranne nella terza slot dove io personalmente vado a modificare e mettere batteria secondaria modificata 1 per avere le secondarie che sparano fino a 8,6 km utili per difendersi da cacciatorpedinieri sommergibili e in estrema, proprio in una difesa disperata, attaccando anche navi avversarie. Magari vi ritrovate nell'uno contro uno, però essenzialmente il concetto è per sommergibili e cacciatorpedinieri. Cosa molto importante: mettete tutte le bandierine che vedete. Andiamo anche a vedere le caratteristiche della Himmelmann, che propone 65.300 punti, cannoni da 105 secondari e aerosiluranti d'accordo e bombardieri da rimbalzo. Essenzialmente il tutto viene basato sulla velocità di esecuzione dell'attacco e poi si ripete tutto quanto per mettere in difficoltà gli avversari. Abbiamo l'incursione aerea per i sommergibili fino a 8 km, difesa contraerea un valore di 85 nel dettaglio, 4,30 il continuo, 1617 con 9 esplosioni, attenzione, 5,2 la portata un pochino ridotta. Manovrabilità e ancora mimetizzazione. Ovviamente qui abbiamo il raffreddamento del motore, il caccio di pattuglia e ancora la riparazione che agisce sulle aerosiluranti. Capitano speciale obbligatorio per attivare eventualmente il talento del capitano più volte resiliente e ancora esperto di equipaggiamenti aerei, molto importante. Tempo preparazione velivoli meno 10% con 30 colpi con qualsiasi armamento aereo, d'accordo? Quindi 30 bombe, 30 siluri, eccetera, eccetera. Si attiva solo una volta. Potenza extra migliorata. Andiamo a mettere poi supremazia aerea e ancora specialista delle riparazioni, motori migliorati e ancora esperto di sopravvivenza. Io qui vado a mettere, attenzione, reazioni migliorate. È una skill che sto testando e mi sto trovando molto bene. In alternativa si potrebbe mettere o maggiore velocità per quanto riguarda i bombardieri da rimbalzo, che sono già velocissimi, d'accordo, gli aerei più veloci di questo livello. Guardate un pochino, la velocità massima è spaventosa. O potreste decidere di mettere corazzatura velivolo, però sinceramente, essendo che la nave deve attaccare rapidamente, deve subire poco l'antiera avversaria. Se starete troppo tempo sotto l'antiera avversaria, perderete tutto quanto. Ancora corazzatura dei velivoli migliorata e ancora spoletta di prossimità, così è settata la portaerei a 360 gradi. Andiamo a mettere tutti i bonus economici blu e per quanto riguarda la mimetica, è una mimetica predefinita blu, d'accordo, quindi non c'è niente di particolare da questo punto di vista. Andremo a giocare una partita dove vi spiegherò proprio passo per passo tutte le giocate che ho pensato per la partita stessa. Andiamo a vedere finalmente la Himmelmann, che manca da un po' sul canale. Mi raccomando, il mi piace tattico, importantissimo, via! Andiamo a giocare una partita con la nostra Himmelmann. Siamo nella mappa alle isole Faroe, modalità supremazia, una portaerei, 5 corazzate, 2 incrociatori, 3 cacciatorpedinieri e un sommergibile. Allora, la mappa sinceramente, questa qua non mi piace. Quando devo utilizzare la portaerei, questa qui, vorrei tanto non trovarla mai come mappa, però puntualmente mi capita, non fa niente. Allora, la prima cosa da fare è fate un doppio scarico, proprio il più velocemente possibile, non ci pensate neanche su questa azione, d'accordo? Quindi tac, e andiamo a scaricare. Noi andremo a fare un attacco fast, perché la nave si basa su un concetto di gioco il più rapido possibile. Quindi tanto più sarete veloci a fare determinate azioni, tanto più potreste fare danno, d'accordo? Allora, lì c'è la Bungo. Di certo non vogliamo attaccare una nave frontale, giusto? Quindi possiamo anche... Là ci sta la portaerei. D'accordo, possiamo in realtà già girare e andare all'attacco. Nell'avvicinarci dovremmo spottare qualcosa. Va bene. E poi subito decollo. 7260 come primo attacco, più un incendio, di cui una protezione
diciamo che non è proprio malvagia come situazione, anche perché lui è andato a riparare l'incendio, vedete, non sta bruciando più, quindi tecnicamente se dovessi dare un nuovo incendio dovrebbe tenerlo. Ora, in questa fase ovviamente andare a spottare completamente tutte le navi risulta un po' complicato, però facendo due conti, per esempio il Venezia sta su Charlie, quindi se il Venezia sta su Charlie non starà su Alfa, e così via per tutte le altre navi, d'accordo? Quindi lo spot è importante, ma non è prettamente necessario, anche se la Daucus dovesse droppare i fighter, sinceramente non mi importa, perché comunque faccio un attacco rapido, d'accordo? Quindi ancora una volta approcciamo alla Bungo in questo caso, 1-2, via, attacco e torno, e ripeto, ok, incendio, 4 perforazioni, 4.000, 14.520, 4.80, quello che era, più un incendio, ancora una volta, drop e ripeto, facile, vero? Ora, il problema è che il nostro cacciatorpediniere dentro Bravo già ha subito un bel po' di danni, droppiamo un po' di antiaerea qua, cerchiamo di agganciarlo, il Goliath spara, vediamo quello che succede. Ragazzi, comunque i cacciatorpedinieri devono fare i cacciatorpedinieri, cioè non è che, ok, cioè non ci scordiamo questa cosa, quindi se non vado a spottare io ovviamente poi devono andare i nostri alleati. Io qua vedo un'opportunità di attacco sul Venezia, non ho fatto il doppio drop perché comunque non ce n'è bisogno, va benissimo così, vediamo se riusciamo a colpire il Venezia, 1, 2, 3 e lo prendo vagamente in pieno. C'è stata una mancata. Abbiamo dato un piccolo incendio. Via. Ok. Adesso diamo una mano però ai cacciatorpedinieri, perché di là... cos'è successo là? Ho visto un danno importante. Mi sa era sul Venezia. Torniamo in quella zona. Ho lasciato un po' la pressione sul Bungo. D'accordo. Potevo continuare a martellarlo, però... va bene così. Andiamo sul Venezia e poi spottiamo i due cacciatorpedinieri, Fletcher e Yugumo. Non c'è bisogno di fare un doppio scarico perché ovviamente la loro antiaerea non è propriamente fortissima, quindi posso andare con full bombardieri, d'accordo? Lui adesso qua va bene. Comunque ho visto dove sta, vediamo se riusciamo quantomeno a colpirlo un minimo. Un piccolo reset. Ottimo. Eccolo qua. Un po' più forte l'antiaerea del Fletcher. Posso attaccare anche con la prima. D'accordo, facciamo così e così. E poi direi di tornare con i bombardieri. Allora, dovete un attimo decidere, perché io adesso intendo insistere sul settore di Charlie. Perché? Perché c'è lo Smolensk che sembrerebbe avvicinarsi. Quindi lo Smolensk si può mangiare il cacciatorpediniere come se nulla fosse. La 46 la volevo un pochino più presente. Comunque torniamo in questo settore. Là lo Sherman, signori, insomma, devono non farsi prendere. Devono semplicemente fare quello. Devono semplicemente fare quello. Quindi dobbiamo pensare, possiamo pensare una cosa alla volta. Io qua fossi lo Smolensk, comunque una pusciatina la farei qua, qua dentro. Eccolo qua. Vediamo se va. Non va. Antiaerea. Non so perché non stiano andando lo Smolensk. Io sarei andato sinceramente. Occhio perché più mostri lato peggio, eh. Va bene, andiamo. Lo Smolensk e la 46 li volevo un po' più vicini, sinceramente. Me li sarei aspettati molto più vicini. Poteva intervenire. Solo che è andato sulla destra anziché andare sulla sinistra. Vabbè. Torniamo. Così però il nostro danno rimane ancorato a 47.000. Torniamo sullo Yugumo. Vediamo se lo Smolensk vagamente collabora. C'è anche il Fletcher da quella parte, dovrebbe aver finito anche il fumo, in teoria. Devono un po' collaborare i cacciatorpedinieri e lo Smolensk, perché io ve li spotto, però voi dovete... Cioè, se vedete che sta qua... Lo Smolensk in realtà si prende tutti i danni del caso e poi mette la ricerca idrofonica. Non ho ben capito questa cosa, sinceramente. Ma metti la prima la ricerca idrofonica. Qua faccio un po' di fatica mo a colpirlo. Se non viene nessuno a darmi una mano,
Posso fare un po' di fatica perché lo vedo e poi non lo vedo, capito? Perdo tempo. La nave, come ho detto, deve lavorare in velocità. Beh, non c'è velocità in questi attacchi. Possibile che nessuno stia sparando? Guaglio, cioè avete un tiro semplice. Non sono proprio interessati ad attaccare il cacciatorpediniere. Vabbè. Troppo tardi è arrivato, Fra. Dovevi pensarci prima. Andiamo sul Fletcher, torniamo sul Fletcher. C'è anche il regolo che ha messo abbastanza male. Andiamo sul regolo. Sinceramente Smolensk e quell'altro non sono stati reattivi. Non va bene. Poi tra l'altro questi qua stanno indietreggiando. Wow. E chi dà copertura qua? Andiamo male, andiamo, eh. Andiamo molto male perché non faccio danno da un bel po'. Per cercare di dare una mano a questi qui. Ok, ok, ok. Buono il 6000. Ho perso tanti aerei per cercare di far vedere quei cacciatorpedinieri. Una cosa molto negativa. Buono. Va bene. Andiamo di nuovo con i bombardieri. È entrato su Bravo il cacciatorpedinieri, quindi possiamo tornare senza troppi problemi. 56.000 danni. Pochi. Lo so, Fra. Lo so che sta là. Dopo dobbiamo andare un po' con le resiluranti. Sono passati pur sempre 10 minuti. Lì c'è il Fletcher comunque. Vediamo se riusciamo a spottare. Eccolo. È tutto tuo. Ve l'ho spottato per l'ennesima volta. Vediamo se lo prendiamo. Regolo sta lì. L'ho preso di nuovo lo Yugumo, eh. A pochissima vita. Però dovete essere più reattivi, raga, perché io ve li spotto volentieri, lo ripeto per la quinta volta, però dovete... dovete essere più reattivi. Andiamo con le resiluranti, così mettiamo i fighter, più che altro. 61.000 danni, però loro hanno due cacciatorpedinieri dentro, bravo. Torniamo. Vediamo se riusciamo a... A prenderli. C'è lo Smolensk. Lo Smolensk, ripeto, poteva e doveva fare fin da subito qualcosa in più. Vabbè. Ok. So che siete qua. Eccolo. Nessuno spara? Non sto lanciando le resiluranti in modo tale da farli vedere per più tempo. Però non spara nessuno. Wow. Non lo so, raga. Nessuno spara ai cacciatorpedinieri. Vabbè. Ovviamente, raga, dovevano morire 3 ore fa. Sono spottati da un'ora, nessuno spara. Lo Aglio sta lì, il Vladivostok sta là. L'Alsace, lo Smolensk, la Z-46. Focus DD. Cioè, raga, che ve devo dire? Non vogliono proprio sparargli ai cacciatorpedinieri, eh? Noto. Proviamo. Un attacco. Ancora una volta spottato. Nessuno spaccia. Oh my. Ci deve pensare Devi, ovviamente. E c'è lo Yugumo che doveva essere morto 3 ore fa, eh. Solo che nessuno gli spara. Boh, non lo so, raga.
3 ore. Eccolo lì. E poi lo Yugumo. Bisogna pensare a questo gioco. 3 ore che li sto spottando. 3 ore. Nessuno ha sparato ai cacciatorpediniere. Non si gioca così. Se io spotto dovete assolutamente andare sui cacciatorpediniere. Qualcuno potrebbe dire, vabbè dai Davy, però 12 minuti, 64.000 danni. Ma quanto tempo sono stato sui cacciatorpediniere, miseria ladra? Potevano essere morti praticamente nelle prime fasi di gioco. Nessuno gli ha sparato. Cioè, se io vedo che la Porteri sta in qualche modo andando sempre a spottarmelo, a una certa forse è il caso di attaccare, ok? Ah, quanta pazienza. Quanta pazienza. Ok, mi ha visto arrivare. Mi hai visto arrivare. Va bene. Però il fatto che tu riesca a vedermi non vuol dire che riesci ad evitare i miei colpi. Ancora di più perché ti prendi anche l'altro siluro. Oppla. E vengo con, di nuovo con bombardieri full di nuovo, vorrei far notare sta cosa. Possiamo pushare un pochino, dai, avviciniamoci. Non ci siamo. Quel bungo poteva andare anche giù. Vabbè, non fa niente. Fatto sta che la partita tecnicamente dovrebbe essere vinta, d'accordo. Pochi danni. Allora, io qua potevo anche fare 150 easy. Sarei andato sulle corazzate tranquillamente. D'accordo, però non è così che dobbiamo ragionare come portaerei, perché la portaerei ha un ruolo fondamentale, cioè arriva dove gli altri non arrivano fondamentalmente. Qua sul Dyson gli facciamo male. D'accordo, 4 bombe, 14.550, no, 2 mancate. Va benissimo. Va benissimo. Possiamo tornare. Torniamo. Boom. Vai. Guardate collo. Via di nuovo. Tre incendi. Miseria. 3 incendi sono tanti comunque. E se li tiene tutti. Vediamo se arriva la kill. Sì, arriva con l'incendio. Abbiamo fatto un 84.000. Io spero che abbiate colto il senso della giocata, d'accordo, sui cacciatorpedinieri. Quanto mi sono sacrificato per spottarli. I cacciatorpedinieri stavano cappando, stavano torpando. Il regolo ha fatto addirittura una kill con meno di 1000 punti vita, d'accordo. Se fosse stato magari un altro giocatore avrebbe detto, vabbè sì, continua a fare il danno. Dovete decidere se giocare per la squadra o con la squadra. Abbiamo fatto un 1583. Va bene così, al netto di tutto. Poteva venire qualcosa, cioè mi prude il naso. Poteva venire sicuramente prima finire prima la partita, perché Smolensk, secondo me Z46 potevano e dovevano un attimino essere più attenti, però va bene così. Allo Yugumo gli abbiamo fatto 14.261 a regolo, potevamo fare qualcosina di più, ma ripeto di nuovo, va benissimo lo stesso. Abbiamo colpito il Fletcher e poi, insomma, abbiamo colpito le navi che abbiamo potuto. In un breve attacco su Bungo e Dyson abbiamo fatto da incendi solo 21.610 in pochissimi attacchi. Voi immaginate una partita con meno cacciatorpedinieri e più incentrata sull'attacco, d'accordo, delle navi in gioco. Ora qualcuno potrebbe pensare, Davy dai, però sotto i 100.000 danni non è una vera partita. Evidentemente se avete questa filosofia di giocata e di pensiero, dovreste secondo me quantomeno rivedere il ruolo della portaerei. Il ruolo fondamentale in questa partita specifica era di attaccare i cacciatorpedinieri, sacrificando anche il mio danno, d'accordo? Io potevo fare tranquillamente più di 150.000 danni
Non dico 5 minuti perché poi esageriamo troppo, però in 10 minuti 150.000 danni si possono fare tranquillamente. Basta prendere una corazzata, d'accordo, incendio, 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 magari triplo incendio come è stato all'ultimo, e lì macinate danno a non finire, d'accordo. Però poi il senso di tutto questo qual è? Magari perdere una partita perché non si vanno a colpire le navi essenziali. Tattiche del gioco, d'accordo? Quindi avete visto come comunque sia la Himmelmann si comporta abbastanza bene nei confronti dei cacciatorpediniere avversari. C'è stata una fase di partita, d'accordo, in cui veramente se i nostri alleati avessero focussato leggermente di più i cacciatorpedinieri mi avrebbero liberato prima di questo compito brutto, noioso e fastidioso, d'accordo? E poi mi sarei concentrato probabilmente sul giocatore o più forte o avrei distrutto le navi tattiche più fastidiose. Anche attaccare lo Smolensk, come avete visto in quel piccolo passaggio, non è un qualcosa di impossibile, si può fare. Ed ero andato anche con, mi sa, il doppi aerei, non avevo fatto il doppio scarico, con una semplice squadriglia comunque potete attaccarlo senza troppi problemi, proprio perché andate con la velocità di attacco, d'accordo? Non è che state lì 3 ore a pensare, via, velocità, attacco e torno e ripeto. Questo è un pochino il concetto della portaerei. Ciononostante portiamo a casa 3 kill, giusto per mantenere eventualmente la media delle navi distrutte per partita, che tutto sommato fa sempre piacere. È una portaerei che adoro, è una portaerei che mi fa impazzire, è una portaerei secondo me unica nel suo genere, d'accordo? Quindi veramente una portaerei straconsigliata se volete un attimino velocizzare il vostro gioco, d'accordo? Più veloci sarete, più danni e aiuto potrete dare alla squadra. Spero che il concetto sia abbastanza chiaro. Poi, come sempre, ragazzi, fate un pochino come credete. Video terminato, io come sempre vi ringrazio per i like, i commenti e le visualizzazioni. Noi, come sempre, ci vediamo con un prossimo gameplay. Ciao! You don't know that.